oggi, ragazzi, leggiamo La piccola volpe rossa, E c'ho lo zaino, guardate, non lo tolgo oggi, vediamo un po' se poi dopo capiamo perché. Allora, sono libraia Castiglione del Lago insieme alla mia collega Monica Fanicchi, la nostra libreria indipendente Libri Parlanti, Book and Coffee, perché è una piccola libreria che, con caffetteria, per cui è uno spazio europeo, ecco, in un piccolo paesino come Castiglione del Lago. Con il comune di Paciano e con Trasimemo collaboriamo da diversi anni per questo progetto che a noi è tanto caro, che è appunto Trasimemo Infanzia in Biblioteca. Che cosa facciamo qui? In questa piccola biblioteca dentro a Palazzo Valdeschi leggiamo storie ai bambini, leggiamo storie, facciamo laboratori in collaborazione anche con le artigiane di Trasimemo, perché oggi abbiamo fatto il laboratorio creativo legato appunto alla lettura che vedi qua, che è La piccola volpe rossa, che abbiamo condotto noi come libraie. Nella realtà poi spesso i laboratori vengono svolti dalle due artigiane, la Solidea Mencarelli e dalla Monica Giacomelli, che sono praticamente la tessitrice e la ceramista. E ecco, con loro condividiamo questa cosa carina, insomma, di poter raccontare le storie ai bambini e di poter poi fare insieme qualche attività pratica. Questo è un po' il senso dell'attività che svolgiamo, sempre incardinandola alla lettura come prima attività di promozione della salute a tutti i livelli. Poi gli occhi li facciamo ci così. Mettiamo gli occhietti, okay, questi sì. Ci piacciono tanto. Okay. Allora, intanto però la nostra volpina la dobbiamo colorare, ok? Era una volpina rossa, quindi provate a guardarla. Guardate un po' com'è. I due cuoricini che vedete sul foglio sono le orecchie della volpe che vanno in volante. Guardate, bimbi, queste qui sono le due orecchie che vanno poi incollate, sì, qua su, sì. Come quella lì, quindi le possiamo colorare già, sì, va sì. Bene? La volpe rossa è protagonista di questa storia. Il percorso di quest'anno si è svolto a Trasimemo attraverso la lettura delle storie al quadrato di questa piccola casa editrice indipendente straordinaria che è Cartusia, che diciamo presenta le storie al quadrato come appunto questa, dove si racconta, si parla ai bambini attraverso le storie di argomenti, di temi molto importanti. In questo caso la piccola volpe rossa rappresenta un po' i bambini che sono malati di leucemia e che devono affrontare un lungo viaggio. E è per questo che hanno uno zaino un po' particolare, uno zaino con le cose essenziali e soprattutto con incontri speciali, come fa appunto la piccola volpe rossa che incontra il camaleonte Zeno e il cavallo Enea. E quindi diciamo che in questo anno questo percorso è stato veramente tanto importante, perché abbiamo potuto raccontare ai bambini tante storie di coraggio, tante storie di sofferenza in maniera, come dire, allegra, divertente, attraverso appunto le storie che grazie ai focus group che Cartusi organizza, quando proprio mette all'arte, cucina, perché ha un senso anche questo per questa piccola casa editrice, questi libri e vengono, diciamo, prodotti, vengono fuori appunto da questi focus group che sono l'autore, l'editore, dei gruppi, diciamo, delle associazioni, genitori, ragazzi che vivono queste realtà, e quindi viene fuori proprio una storia vera funzionale a raggiungere questo obiettivo, senza che però venga detto esplicitamente, insomma, proprio come è nella magia delle storie, che attraverso proprio la fantasia, attraverso gli animali, attraverso delle cose, diciamo, rappresentative, riescono a dire ai bambini, a parlare ai bambini di tutto, di qualsiasi cosa, anche di argomenti difficilissimi come in questo caso la leucemia infantile. Buttatela da qualche parte perché non è la riga? Questo è l'angolo.
bocca. Questi pezzettini e la striscia sopra. Che bisogna fare la coda. Sì. 10 anni fa oramai abbiamo con la mia collega iniziato questa avventura. È stata una cosa, come posso dire, cioè molto sognata, e che abbiamo poi messo a terra con questo progetto, e che di cui oggi devo dire molto onestamente raccogliamo anche diversi frutti, perché all'inizio è stato veramente molto coraggioso, perché comunque il mondo del libro e della lettura è un mondo non remunerativo, diciamo, che non giustifica gli innumerevoli sforzi che vengono fatti per raggiungere gli obiettivi, insomma, anche di sostentamento minimo, no? Di una persona. Nella realtà oggi possiamo dire che tanti sono i lettori, tante le persone che ci hanno sostenuto in questo progetto e ci hanno aiutato durante la pandemia ancora di più, perché ai nostri clienti storici si sono aggiunti tanti clienti che avrebbero potuto facilmente preferire l'online, no? E invece hanno preferito venire in libreria. Il ministro Franceschini ci ha dato questa, come dire, questo ruolo di presidio della cultura proprio in quel periodo tanto difficile, e tanti l'hanno accolto e l'hanno sostenuto, quindi assolutamente un luogo coraggioso, ecco, un progetto coraggioso. Questo sì.